Allora, il microfono funziona, buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca Carpentieri e sono da tantissimi anni avvocato e mi occupo tra i vari ambiti anche di diritto del lavoro e diciamo che vi offrirò una panoramica giuridica sul mobbing partendo proprio dall'ABC, ritengo, perché questo per una maggiore anche chiarezza espositiva e per una maggiore facilità di comprensione. Quindi partirei proprio, visto che questo è un fenomeno ormai che ha una rilevanza socio-economica non indifferente, proprio da una definizione che in psicologia, per poi arrivare ad una definizione, diciamo, giuridica del fenomeno. Allora, cosa si intende per mobbing? Un insieme di comportamenti irragionevoli un insieme di comportamenti irragionevoli caratterizzati da una violenza psicologica, che talvolta può divenire anche fisica e materiale, perpetrati da parte di superiori e o colleghi. Poi vedremo che ci sono diverse modalità, diciamo, attuative del mobbing nei confronti di un lavoratore. Devono essere prolungati e sistematici, questa è una caratteristica che poi vedremo permane anche nella definizione giuridica, regolari nel tempo e lesivi della dignità personale e professionale, della reputazione, della salute psicofisica e della sicurezza del lavoratore. Mi ha incuriosito anche l'origine etimologica della parola mobbing, ovviamente è un termine anglosassone, è interessante vedere che si tratta di un termine che è stato mutuato dall'etologia, quindi dall'osservazione dei comportamenti animali, e questo in qualche modo ci dà già anche un'idea. To mob vuol dire, dall'inglese, assalire con violenza, è un termine che è stato coniato negli anni 70 dall'etologo Corrand Lawrence per descrivere appunto un particolare comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un proprio simile e lo assalgono rumorosamente per allontanarlo dal branco. Vediamo il significato del termine mobbing nell'ambito giuridico e nell'esperienza lavorativa. Ovviamente deve trattarsi di una serie di comportamenti ostili e molesti che devono essere reiterati nel tempo e sistematici. Ovviamente la caratteristica è che debbano essere assunti in ambiente lavorativo. Però i singoli comportamenti non è necessario che sostanzino essi stessi o un reato o un illecito, perché ciò che conta è il complesso, diciamo, dei fattori, la sommatoria dei comportamenti. Questi comportamenti ovviamente si estrinsecano in forme di prevaricazione o persecuzione psicologica, abusi, angherie, vessazioni, ricatti, demansionamento, che è comunque una forma espressiva del mobbing, isolamento sul posto di lavoro, umiliazioni, maldicenze, denigrazione e ostracizzazione, dalle quali può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del lavoratore, con la lesione del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Questa è una definizione che vi ho voluto indicare, che è fornita dalla Cassazione ed è, diciamo, abbastanza recente, perché ovviamente il lavoro della giurisprudenza nell'elaborazione di quella che è la prassi poi applicativa in materia di mobbing è fondamentale, visto che noi non abbiamo una legge specifica sul tema. Qual è la finalità del mobbing? Ovviamente se fosse un reato si parlerebbe di quello che è il dolo specifico del mobbing, cioè la finalità, la volontarietà, perché ovviamente c'è una strategia molto spesso dietro a fenomeni di mobbing, e in genere l'obiettivo può essere indurre la vittima ad abbandonare il lavoro, quindi a rassegnare le dimissioni, senza prendere diciamo, l'iniziativa del licenziamento, perché molto spesso il licenziamento potrebbe essere o causa di imbarazzo o disagio per l'azienda, oppure addirittura diciamo essere fonte di una cattiva pubblicità, o addirittura essere un licenziamento ingiusto, quindi impugnabile da parte del lavoratore. In molti casi anche per ritorsione, cioè a seguito di comportamenti che non sono condivisi, per esempio denuncia ai superiori o all'esterno di irregolarità nel luogo di lavoro, oppure per il rifiuto del lavoratore o della vittima di sottostare ad alcune proposte o richieste immorali, in alcuni casi anche di tipo sessuale, di compiere atti contrari a divieti deontologici o etici, o addirittura, nel caso più grave, illegali.
A seconda delle modalità attuative di chi, diciamo, lo attua, lo mette in essere, lo pone in essere, esistono diverse tipologie di mobbing. Queste sono le più importanti: la tipologia del mobbing gerarchico verticale, detto anche bossing con un termine inglese, che si caratterizza per il fatto che gli abusi vengono commessi generalmente da superiori gerarchici, che possono essere o il diretto immediato superiore del lavoratore o comunque superiori in senso più indiretto della vittima, appunto magari allo scopo di licenziarlo perché ritenuto poco competente o produttivo, oppure perché poco in linea con quella che è la politica dell'azienda, poco obbediente alle disposizioni, alle direttive, diciamo, superiori. Esiste poi anche un mobbing ambientale o orizzontale, che è quello in cui sono gli stessi colleghi della vittima, quindi i suoi pari, ad isolarla, a privarla apertamente della ordinaria collaborazione, dell'usuale dialogo e del rispetto, semplicemente perché magari lo ritengono diverso o diversa, molto spesso anche per diversità di tipo culturale, etnico, religioso, o anche perché magari diversamente abile. Quali sono gli effetti, ma di questo poi si occuperanno altri esperti, non certo io, del mobbing sulla salute? Chiaramente l'invadenza sulla salute psicofisica del lavoratore del mobbing è un'invadenza notevole. Non c'è soltanto, diciamo, un effetto immediato sull'individuo, quindi sulla sua salute psicofisica, ma direi il mobbing molto spesso riverbera anche su quelli che sono i contesti ambientali dove il lavoratore si trova a vivere, no? Quindi molto spesso la famiglia, molto spesso la vita di relazione, la vita sociale. Non sono pochi casi in cui magari un lavoratore o una lavoratrice che ha subito per molto tempo condotte mobbizzanti si è visto poi chiedere la separazione da parte del marito o della moglie, perché comunque questi diciamo, effetti possono in qualche modo condizionare tutta la personalità del lavoratore o della lavoratrice. Ovviamente vi ho dato un'elencazione esemplificativa, si parte dai problemi più semplici di tipo psicosomatico, problemi digestivi, muscoscheletrici, cefalea, qui il professore poi annebbiamenti della vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite, dermatosi, fino poi ad una forma di stress, di depressione, ad un calo, una perdita dell'autostima, l'autobiasimo, l'ansia, fobie, disturbi del sonno fino ad arrivare all'insonnia, disturbo dell'adattamento, stress di carattere post-traumatico persistente nel tempo, fino all'isolamento sociale, quindi l'insorgere di problemi relazionali e familiari o anche finanziari, per magari a causa dell'assenza o dall'allontanamento dal lavoro. Come vi dicevo, la giurisprudenza della Cassazione, quindi la giurisprudenza prima di merito e poi di legittimità, e quindi soprattutto la Corte di Cassazione, hanno individuato quali sono gli elementi costitutivi del mobbing dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo, ovviamente. Dal punto di vista oggettivo, con riferimento a quella che è la condotta mobbizzante. Appunto, dice la Cassazione, deve trattarsi di un'attività persecutoria che deve durare ed essere reiterata nel tempo, quindi un singolo episodio non è sufficiente, è stato individuato un lasso di tempo minimo apprezzabile che dovrebbe ovviamente decorrere, che è quello di 6 mesi. Quindi, ripeto, i singoli provvedimenti, i singoli comportamenti non devono essere di per sé illeciti o illegittimi, né sostanziare reati o appunto essere immediatamente lesivi, perché si deve avere riguardo alla sommatoria dei singoli episodi, comportamenti o provvedimenti, che devono essere poi valutati unitariamente e che sono proprio nel loro insieme a produrre poi il danno ingiusto nei confronti del lavoratore. Dal punto di vista soggettivo, come vi dicevo, se fosse un reato si parlerebbe di dolo specifico, cioè ci deve essere un'intenzionalità delle condotte mobbizzanti intesa come finalità riprovevole in relazione alla lesione dei beni, della dignità personale e della salute psicofisica del lavoratore, tutto funzionale alla sua espulsione, causandogli una serie di ripercussioni psicofisiche che spesso sfociano in specifiche malattie ad andamento cronico, il disturbo da disadattamento lavorativo, il disturbo post-traumatico da stress, cioè in un certo senso in alcuni casi più gravi l'effetto del mobbing può essere lo stesso che una persona si trova a subire dopo un evento traumatico, diciamo, nella vita. Ora, questi singoli comportamenti di cui parlavo, singoli comportamenti o
provvedimenti che mette in atto il datore di lavoro possono essere ovviamente i più diversi. Su questo la Cassazione sempre ci aiuta perché ha elaborato una sorta di elenco di quelli che possono essere i possibili provvedimenti e comportamenti assunti dal datore di lavoro. E ovviamente l'elencazione è meramente semplificativa, non esaustiva, vi cito i più importanti che molti già conosceranno, per esempio il subire una serie di provvedimenti disciplinari ingiusti, una serie di sanzioni disciplinari ingiuste, quindi le vessazioni poi possono consistere, non so, nell'essere privato di collaboratori, nel vedersi negate per esempio le ferie o i permessi, nel vedersi contestati ingiustamente degli addebiti, nel vedere promossi per esempio dei subalterni, nel vedersi privati di incarichi retribuiti, di premi, tutto questo con una conseguente riduzione alla totale inattività lavorativa, molto spesso anche l'essere privato della stanza dove lavorare, delle attrezzature di lavoro. Poi molto spesso il comportamento può essere anche di ingiuria, cioè di offesa, quindi una serie di atti di aggressione verbale che vengono consumati e posti in essere nell'ambiente di lavoro, quindi non solo alla presenza di colleghi, ma spesso anche alla presenza di terzi, magari persone esterne all'ambiente, e con un progressivo allontanamento del mobbizzato dal gruppo, cioè una forma di emarginazione, no? Un isolamento, spesso per ragioni che sono legate, come vi dicevo prima, ad una ritenuta diversità del lavoratore, per culturale, religiosa o anche semplicemente perché ritenuta una persona poco obbediente. Anche per esempio il controllo esasperato dell'orario di lavoro è una delle forme nelle quali si può manifestare questa condotta vessatoria, quindi il monitorare, il vigilare continuamente il lavoratore nelle sue pause, nelle sue telefonate, e non so, anche per esempio con l'invio di visite fiscali abbastanza ossessive, e quindi una serie di maltrattamenti, anche maltrattamenti appunto nella forma verbale, che offendono la sua dignità e provocano una vera delegittimazione d'immagine, ripeto, anche in presenza di soggetti esterni, la rimozione da incarichi e anche per esempio l'esclusione dalla rete di comunicazioni, no? Cioè l'essere escluso da quella che è la rete comunicativa dell'ufficio, perché questo porta ad una vera e propria marginalizzazione, o l'attribuire degli incarichi che sono magari incarichi non coerenti, potremmo dire, con quelle che sono le specifiche competenze professionali del lavoratore, o anche spesso mansioni che sono impossibili da svolgere magari a causa di un handicap fisico dello stesso lavoratore. Ecco, quindi è importante individuare ciò che può essere mobbing proprio per capire ciò che non lo è, o quantomeno ciò che non lo esaurisce. In questo senso il mobbing va distinto da altri comportamenti discriminatori che sempre possono avere in comune con il mobbing, quindi come uno unico minimo comune denominatore, il fatto di essere attuati sul luogo di lavoro, come le molestie sessuali o il demansionamento, che però sono forme espressive del mobbing e che possono essere ricompresi e annoverati tra le condotte mobbizzanti, ma non le esauriscono. Ora, quindi, sempre secondo l'elaborazione della Cassazione, sto parlando ovviamente delle sentenze degli ultimi 5-6 anni, quali sono appunto i requisiti costitutivi del mobbing? Questo anche per capire poi perché in molti casi ci sono sentenze sfavorevoli al lavoratore, cioè casi di ricorsi che non vengono accolti. L'ambito lavorativo è fondamentale, quindi le molestie e le vessazioni devono essere perpetrate in ambito lavorativo. Ci deve essere dal punto di vista temporale una sistematicità, una reiterazione, una frequenza, una durata, una intensità particolare delle azioni vessatorie intraprese, e soprattutto un danno evidentissimo, cioè il danno deve essere purtroppo molto, molto intenso e rilevante, e soprattutto ci deve essere un nesso eziologico, cioè un nesso causale con l'azione ostile del datore di lavoro. E poi l'intento persecutorio e discriminatorio, che non è facile da dimostrare ovviamente, perché molto spesso parliamo di condotte che vengono, si reiterano nel tempo e che durano per molti mesi, addirittura anni.
Quindi, nel nostro ordinamento giuridico, poi vedremo quali sono le norme di tutela contro il mobbing, a differenza per esempio che in altri paesi europei, poi vedremo, l'onere della prova del mobbing è a carico del lavoratore, quindi il lavoratore che intenda denunciare una forma di mobbing e quindi agire in giudizio per ottenere un risarcimento, è gravato dell'onere di provare quindi i comportamenti mobbizzanti in suo danno. Quindi non solo deve provare le condotte, ma deve provare il danno che ne deriva, un danno che vedremo si può estrinsecare in varie forme, cominciando da un danno meramente patrimoniale, economico, per arrivare a un danno anche di tipo esistenziale e nei casi più gravi anche un danno alla integrità psicofisica. Appunto, il danno patrimoniale è inteso come perdita di occasioni, perdita di chance, perché ovviamente il lavoratore che subisce delle continue vessazioni molto spesso addirittura viene costretto a dimettersi o comunque perde occasioni di crescere, comunque di migliorare, di avanzare all'interno dell'ambiente o anche all'esterno dell'azienda. Quindi c'è un danno in qualche modo alla sua prospettiva di carriera, alla sua professionalità specifica, che può essere desunto ovviamente dagli elementi concreti dal caso, attraverso i quali il caso specifico, diciamo, si manifesta, quindi la qualità, l'intensità e la durata della dequalificazione. Poi abbiamo danno non patrimoniale, che può essere suddiviso in tre componenti: il danno morale, quello più immediatamente, diciamo, che si ripercuote sullo stato d'animo del lavoratore; il danno esistenziale, che è quello di cui parlavo prima, quello cioè che riverbera su tutta la sfera di vita relazionale e sociale, quindi vita di relazione, rapporti familiari e affettivi; e poi il danno biologico, inteso come la lesione della propria salute psicofisica. L'orientamento, diciamo, della giurisprudenza è quello di rigettare i ricorsi laddove vi sia, per esempio, una bassa intensità e lesività delle condotte poste in essere dal datore di lavoro. C'è una sentenza addirittura della Cassazione a Sezioni Unite che dice che il danno deve essere un danno avente una oggettività lesiva, che poi anche questo, insomma, è difficile poi da definire, no? E quindi generalmente i ricorsi non vengono accolti laddove ci sia una relativa esiguità e tenuità del danno e laddove non ci sia una prova molto evidente dell'intento persecutorio, che, ripeto, non è facile da fornire perché si tratta di condotte che durano nel tempo e che abitualmente vengono poste in essere in un ampio intervallo temporale. Il risarcimento, ecco, nei casi in cui venga riconosciuta l'esistenza di un danno, chiaramente non è facile risarcire il danno, quantificarlo. Molto spesso si ricorre ad una valutazione equitativa, visto che si tratta di lesione di valori inerenti alla persona. Laddove ci sia un danno alla professionalità, quindi quando c'è un fenomeno di dequalificazione, si prendono, diciamo, si assumono come criteri anche, per esempio, l'ammontare della retribuzione del lavoratore, la mansione che svolge all'interno dell'organizzazione di lavoro, la durata della dequalificazione e le mansioni che non sono state esercitate. Molto più semplice è il caso della quantificazione del danno laddove ci sia una lesione veramente grave, quindi una lesione psicofisica che sia accertata con una certificazione sanitaria, con una relazione di un medico. In quel caso, se c'è addirittura un grado di invalidità permanente che ne può derivare, si fa riferimento a questo grado di invalidità rapportato all'età della vittima. Nel caso di danno non patrimoniale, anche qui bisogna avere riguardo al caso concreto, quindi a tutte le specificità con le quali il caso si manifesta, quindi non so, la qualità e la frequenza delle vessazioni, la durata delle azioni ostili, la posizione occupata dal danneggiato nell'organizzazione lavorativa, l'età, il profilo psicologico e eventualmente gli accertamenti medici ove ve ne siano stati. Ci sono delle sentenze recenti della Cassazione che vi ho voluto segnalare, una molto importante del 2010 che ha in qualche modo alleggerito l'onere probatorio del lavoratore in tema di mobbing, laddove appunto una delle forme espressive del mobbing sia il demansionamento, e ha stabilito che la prova possa essere fornita anche con elementi presuntivi, quindi con qualsiasi mezzo che si possa appunto desumere dagli elementi del caso, come possono essere appunto le caratteristiche, la durata, la gravità, la frustrazione professionale.
E ancora una sentenza della Cassazione del 2012 che ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale in un caso di demansionamento, cioè di dipendente che era stato spostato a un ufficio con qualifica inferiore. Allora, le sentenze in tema di mobbing non sono ovviamente tantissime quelle favorevoli, però vi faccio un esempio in modo che voi abbiate idea di cosa ci deve essere perché venga riconosciuto il mobbing. Qui vi ho offerto due esempi abbastanza recenti, insomma 2009 e 2008, in cui è stato riconosciuto il mobbing, laddove vedete anche l'arco temporale, è sempre molto interessante vedere che come arco temporale sempre ci deve essere in questo caso poco più di un anno e anche nel secondo caso poco più di un anno, quindi un lasso di tempo piuttosto significativo. E in questo caso il lavoratore era stato sottoposto a 7 provvedimenti disciplinari illegittimi, del tutto infondati, svariate multe per fatti insussistenti, continui inviti a cambiare spontaneamente lavoro e infine un licenziamento senza causa. Nel secondo caso, sempre stesso arco temporale, una lavoratrice era stata sottoposta a continui avanzi sessuali, continue minacce e ingiurie anche davanti agli altri lavoratori, trasferimento immotivato e illegittimo ad altro ufficio, boicottaggio totale sul lavoro, che, da cui era scaturita una malattia prolungata per mesi e poi infine costrizione alle dimissioni. Vi do un breve flash di quella che è la situazione del mobbing, della normativa, della legislazione sul mobbing negli altri paesi, diciamo sia Unione Europea che non. Ovviamente noi non siamo all'avanguardia, questo non è una novità, però insomma vediamo come sicuramente siano all'avanguardia nella normativa contro il mobbing e quindi nella tutela contro il mobbing in paesi del nord Europa, dove la percentuale di casi di mobbing è molto elevata e sono anche elevati i casi di suicidio derivante da mobbing. In Svezia esiste una legge nazionale sul mobbing che addirittura è entrata in vigore nel 94, che ha introdotto misure contro ogni forma di persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro e poi successivamente integrata. In Norvegia addirittura esiste una forma di tutela specifica contro il mobbing fin dal 1977. In Francia esiste una legge sul mobbing dal 2002 e la legge francese è interessante perché ha introdotto due novità. Una, l'inversione dell'onere della prova. No, vi dicevo che da noi l'onere della prova è a carico del lavoratore, questo quindi comporta anche una difficoltà spesso a dimostrare le forme mobbizzanti. In Francia invece è il datore di lavoro che deve dimostrare una sorta di sua estraneità, cioè che deve dimostrare, fornire la prova che quei comportamenti sono comportamenti giusti, legittimi, fondati, che hanno diciamo un motivo giustificato. Altra novità è che in Francia il mobbing è un reato, quindi esiste una pena reclusiva che lo punisce, che lo sanziona. In Belgio sempre c'è una legge del 11 giugno 2002 che ha previsto l'obbligo per il datore di lavoro di designare, in accordo con i rappresentanti dei lavoratori, un consigliere per la prevenzione con specifiche competenze psicosociali nell'ambiente di lavoro, quello che per noi poteva essere il responsabile della sicurezza, quindi diciamo un consigliere ad hoc. In Belgio esiste per esempio una commissione mobbing presso i servizi pubblici che ha una funzione diciamo consultiva e di assistenza dei lavoratori. In Spagna non c'è una legge sul mobbing, però ci stanno lavorando seriamente, sia a livello nazionale che a livello regionale. In Germania non c'è una legge sul mobbing, però ci sono degli accordi di ferro, come li chiamo io, accordi sindacali che vengono siglati tra i sindacati e le diciamo, industrie, le ditte, per esempio quello con la Volkswagen diciamo, è uno dei più noti. A livello europeo, diciamo, qual è la sensibilità sul mobbing? Devo dire che negli ultimi anni è molto aumentata, sicuramente ci sono state dei provvedimenti, delle iniziative prese dall'Unione Europea sul mobbing, vi cito soltanto i più importanti. C'è questa importante risoluzione del Parlamento Europeo che risale al 2001 e che è fondamentale perché da lì si è partiti poi per creare una maggiore sensibilità nei singoli paesi dell'Unione Europea, perché questa risoluzione ha evidenziato la necessità che gli Stati membri approfondissero lo studio e il fenomeno delle violenze psicologiche in ambito lavorativo proprio per pervenire
ad una comune definizione della fattispecie e creare una più solida base statistica della sua sulla sua diffusione. D'altronde l'Unione Europea appunto sollecita i singoli stati a attuare delle politiche anche preventive contro il mobbing, in modo che gli standard di protezione e di tutela nei singoli paesi siano quantomeno omogenei e uniformi, perché poi lo scopo ovviamente è quello di creare una uniformità. Ci sono poi delle decisioni del Consiglio d'Europa che hanno, del 2003-2005, che hanno sollecitato gli Stati membri ad adottare misure contro le discriminazioni sul posto di lavoro. Allora, in Italia, quindi, quali sono le norme grazie alle quali è possibile, diciamo, ottenere una tutela in ambito, diciamo, lavorativo contro il mobbing? Ovviamente sono norme preesistenti nel nostro ordinamento giuridico, norme di carattere più generale o speciale, e ovviamente si parte dall'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla tutela della salute ovviamente come diritto fondamentale, l'articolo 35, tutela del lavoro in tutte le sue forme, l'articolo 41, che stabilisce che l'attività economica privata non può essere svolta se questo determina un danno alla integrità, dignità, diciamo, psicofisica del lavoratore. L'articolo 2087 del Codice Civile, che pone, diciamo, al datore di lavoro l'obbligo di garantire la integrità del lavoratore all'interno dell'ambiente di lavoro, norme dello Statuto dei Lavoratori, che sono quelle che riguardano i provvedimenti disciplinari, le mansioni e il demansionamento, il vecchio decreto legislativo, che ovviamente 626 del 94, che ha subito poi una serie di successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'importanza del concetto della sicurezza all'interno del luogo di lavoro, il decreto legislativo 23 febbraio del 2000 numero 38, che è quello che ha riconosciuto la tutela assicurativa INAIL, diciamo, del danno biologico. Una serie di altri decreti legislativi del 2003 che sono stati attuativi di una serie di direttive comunitarie, quindi che hanno appunto sensibilizzato il problema della parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e poi anche parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Noi abbiamo avuto anche una legge regionale, ovviamente il Lazio aveva varato una legge regionale dell'11 luglio del 2002, la numero 16 sul mobbing, una legge che aveva proposto di introdurre i centri antibobbing, un osservatorio in tema di mobbing. Purtroppo questa legge è durata poco, perché è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2003, perché interferiva con la competenza, diciamo, legislativa esclusiva dello Stato. E poi ancora un decreto ministeriale del 2004 che ha incluso il disturbo dell'adattamento cronico e il disturbo post-traumatico da stress tra le malattie psichiche e psicosomatiche derivanti da disfunzione dell'organizzazione del lavoro, quindi la cosiddetta costrittività organizzativa, per cui, diciamo, stanno in qualche modo assumendo sempre più importanza i riconoscimenti a livello quantomeno medico-sanitario di queste forme di malattie che in qualche modo sono collegate, sono derivanti da disturbi che in qualche modo provengono dall'ambito e dall'ambiente lavorativo. Non esiste ovviamente in Italia una legge sul mobbing, però ci stiamo lavorando dal 1996, nel senso che dal 1996 abbiamo cominciato in Parlamento a presentare una serie di proposte di legge sul mobbing. Ce ne sono tantissime, non potevo darvi l'elenco completo perché erano tantissime, però ovviamente sono di diversa matrice politica e più o meno hanno delle caratteristiche piuttosto comuni. Vi cito soltanto questa del 2008, del dicembre 2008, deputati Condorelli ed altri, che appunto propone di introdurre una legge intitolata Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa. E queste proposte, diciamo, sono anche interessanti perché prevedono delle soluzioni piuttosto, diciamo, innovative. Anzitutto, va bene, forme di prevenzione del mobbing, l'informazione e la formazione anche sui luoghi di lavoro, appunto quello che oggi stiamo facendo. La pubblicità delle sentenze, per esempio, è interessante, cioè prevedere che in caso di condanna di un datore di lavoro per mobbing, la sentenza venga pubblicata su almeno due quotidiani di tiratura nazionale.
la possibilità di definire per legge i criteri di risarcimento, vista appunto la difficoltà poi a risarcire in modo equo il danno subito, stabilendo in questo caso dei minimi e dei massimi, prevedere addirittura delle misure di riparazione specifiche a carico del soccombente, prevedere sanzioni disciplinari stabilite in sede di contrattazione collettiva contro gli autori di mobbing, istituire addirittura un centro regionale per la prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo. Ecco, quindi in conclusione che cosa possiamo dire? Sicuramente la tutela e la protezione contro le varie forme di mobbing che si attuano all'interno degli ambienti di lavoro non è una tutela efficace, è una tutela che sicuramente andrebbe migliorata probabilmente con una normativa che sia più omogenea, che fosse più omogenea, quindi una normativa unica. Probabilmente l'introduzione di una legge sul mobbing contribuirebbe a fare maggiore chiarezza, sia in termini proprio di definizioni dell'istituto, sia di forme di tutela in qualche modo anche più deterrenti dal punto di vista della sanzione. Quindi ci si augura che da questo punto di vista il legislatore molto presto, ora abbiamo emergenze più gravi anziché quelle di approvare la legge sul mobbing, me ne rendo conto, però nel prossimo futuro voglia sanare questo vuoto legislativo, perché ovviamente una legge consentirebbe, addirittura una legge che lo introducesse come reato, perché questo sarebbe interessante, un reato speciale, probabilmente consentirebbe di meglio tipizzarne le forme espressive e assicurarne una tutela giuridica più efficace. Accanto a questo non c'è solo un lavoro di tipo giuridico normativo da svolgere, ma c'è un lavoro di tipo sociale, e quindi l'importanza che si crei, ma questo credo che ormai se ne parli da tanti anni di mobbing, quindi ormai una sensibilità sul mobbing sicuramente si è formata, però non è mai sufficiente l'informazione e la formazione sul mobbing anche negli ambienti di lavoro, e addirittura sarebbe auspicabile che si creassero dei servizi di sostegno alle vittime, come per esempio esistono in molti paesi europei. In Germania per esempio esiste un telefono verde, cioè un telefono che appunto fornisce assistenza e al quale possono rivolgere tutte le persone che vogliano eventualmente denunciare questi casi. Ecco. Quindi con questo auspicio concludo il mio intervento, ringrazio caldamente gli organizzatori di questo seminario per avermi invitata, e mi scuso fin da ora perché non sarò presente fino alla fine, dovendo ovviamente allontanarmi per un altro impegno di lavoro. Grazie.